Forte è l'influenza bizantina nella definizione delle figure e nella tipologia della composizione. L'abside ci racconta ancora, con i canoni dell'arte e secondo la traditio legis, di Cristo Redentore tra Pietro e Paolo, simbolica la presenza dei 12 agnelli e dell'arcangelo Gabriele. Le storie continuano sulle pareti del transetto con la scena del funerale di Sant'Anastasio. Qualche passo in più e una breve scala ci porta nella cripta buia e mistica alla presenza della tomba di Sant'Ambrogio. Quando risaliamo, le pareti del transetto conservano ancora per noi scene dell'Apocalisse. Una imponente teoria di confetti e vegliardi si dirige verso l'agnello redentore al centro. Hanno mani velate e portano in offerta preziosi colori. Antichi gesti. Altro Dio. Per osservarli meglio, ci muoviamo simili a marionette sospese sul prezioso pavimento cosmatesco, con passo felpato, un po' ridicoli, forse, ma con il massimo rispetto e considerazione. E allora ci appare imponente l'immagine divina dell'arcangelo. Scendo più in alto, sentiamo la presenza sul custone roccioso che sovrasta la basilica della piccola chiesa dedicata al culto di San Michele Arcangelo. Di fronte a noi, la facciata alta della basilica ci offre un insieme armonioso e segreto. Tre portali di sobria fattura accolgono i pellegrini. Quello centrale, corredato da una raffinata cornice in marmo, scolpita a basso rilievo di particolare importanza. Due teste in marmo stilizzate di ariete tra i piedritti e l'arco. Quello di sinistra, realizzato con parti di transenne della costruzione del VII secolo. Quello di destra, con una semplice cornice che racchiude una notevole lunetta dipinta. Intorno al 1740 la basilica perde la sua importanza e subentra la decadenza a causa della costruzione della nuova chiesa di Sant'Antonio Abate nel centro del paese. Lusticante, sempre in me. Questa amara considerazione ci accompagna per poco. Ci sarebbe piaciuto, mentre cambia la luce del giorno, vedere uomini e donne porgere a falare di etrusco delle rocce. Le offerte rituali nella delicatezza dei gesti e nel profondo significato. Forse, a volte, può cambiare l'oggetto della religione, ma quello che conta è il modo interiore di sentirla e viverla. E rispetto